7 luglio di 100 anni fa moriva uno degli astronomi che aveva fatto l'Italia. Giuseppe Lorenzoni non è stato solo una delle figure più importanti dell'astronomia dell'Ottocento, ma anche uno dei rappresentanti di quell'Italia che cercava la propria unità politica e la viveva nei fatti in quell'unità scientifica e astronomica, rappresentata dagli osservatori astronomici che, dispiegandosi sulla dorsale della penisola, univano da nord a sud l'Italia del Risorgimento. Fare da scenario alla manifestazione celebrativa all'Osservatorio Astronomico di Padova dell'INAF, uno dei luoghi più suggestivi del capoluogo padavino. Ed è anche per questo che la celebrazione di Giuseppe Lorenzoni è stata pensata e realizzata come un momento d'incontro tra l'Osservatorio e la cittadinanza, non solo astronomia infatti, ma anche cultura enogastronomica del territorio e teatro in musica, a chiudere la giornata con uno spettacolo teatrale dedicato alla sua storia. In realtà noi, anche per questioni personali, siamo entrati in contatto con varie persone che fanno molto bene il loro mestiere in vari settori, vuol dire sia teatro, sia musica, che sia anche l'enologia. Abbiamo iniziato quasi per caso un rapporto con serate di carattere culturale, sia musicale, a cui partecipiamo noi come spettatori, e sia anche di carattere scientifico. Noi diamo il nostro rapporto e cerchiamo di avvicinare persone che normalmente hanno interessi diversi, tipo quello appunto della degustazione di vini particolari o di sentire buona musica, cerchiamo di avvicinarli alla scienza. Questa volta abbiamo deciso di organizzare questo evento qui da noi, ne avevamo in realtà fatti già anche l'anno scorso, sempre con grande successo, e abbiamo così la possibilità di parlare di scienza in maniera diversa, in maniera molto simpatica, divertendoci e perché no, gustando anche del buon vino.